Ad Adrano il Messina cerca il successo in trasferta che manca ormai dal 27 febbraio di quest'anno, quando i giallorossi si imposero sul campo del Cittanova Interpiana. Senza sei giocatori, Messina vicino al gol con Ferraro all'ottavo minuto. Poi la replica dell'Adrano affidata ad Arcidiacono che salta Pontello ma non riesce a concludere. Poi ci vuole un salvataggio di D'Angelo per evitare che la squadra etnea possa segnare il gol del vantaggio. Alla mezz'ora Cocuzza imbecca Ferraro che entra in area, la prima conclusione finisce sul piede di Montella, poi sulla seconda l'attaccante conclude a lato con D'Angelo posizionato al centro dell'area piccola. Ancora Ferraro ha questa buona chance, calcia però sul portiere in uscita. Sull'angolo il Messina conquista un calcio di rigore che l'arbitro Dio m'aiuta non concede. A commettere fallo di mano, come dimostrato da questo fermo immagine, il centrocampista Di Mauro. Le proteste dei giocatori del Messina. Nella ripresa più Adrano che va vicino alla gol in apertura con il solito scatenato Arcidiacono, c'è un buco nella difesa giallorossa, il giocatore con la maglia numero 10 però non inquadra lo specchio della porta e questo è l'unico tiro del Messina del secondo tempo, conclusione abbondantemente al lato di Corona. Alla mezz'ora cambia qualcosa nello schieramento, fuori un attaccante Cocuzza, dentro un centrocampista, ma non cambia la sostanza delle cose con Rossi, Pontello e Occhipinti che quasi vengono alle mani per questa incomprensione che aveva dato il via libera a Torcivia, nel frattempo subentrato ad uno spento calabrese. L'Adrano prova ancora a far male, qui grave ingenuità di Caldarella, il suo colpo di testa diventa un assist praticamente per Pasca che imbecca Arcidiacono. D'Angelo è costretto a commettere fallo da ultimo uomo, l'arbitro estrae il cartellino rosso, inevitabile in circostanze di questo tipo, comunque un fallo speso bene dal giovane esterno del Messina. Poi in chiusura ci prova ancora Arcidiacono, la sua conclusione viene neutralizzata da Rossi Pontello. Gara che termina 0-0, un pareggio che ovviamente lascia il Messina nei bassi fondi della classifica. In più l'annunciato taglio al budget potrebbe comportare la partenza di qualche giocatore. Lapidario a fine gara, il responsabile dell'area tecnica, Ciccio La Rosa. Potresti anche che domenica ci sarà un altro tipo di formazione, quindi dobbiamo stare attenti anche noi a come ci muoviamo e a come possiamo fare per ottenere anche una formazione competitiva, diciamo.